È tutto pronto per questi quarti di finale. Essere qui significa far parte delle otto migliori del torneo e dunque già una grande soddisfazione, ma è ovvio che nessuno si vuole fermare. Ah beh, certo, sono contenti di questo risultato, ma sicuramente vorranno di più. Si preannuncia una gara molto interessante. Match davvero tutto da seguire, questo tra Roma e Palermo. Roma che ha investito molto in questo mercato, l'obiettivo è sempre lo stesso, il salto di qualità in Italia e in Europa. Sono arrivati nomi importanti, vedremo se basteranno per colmare il gap con la Juve e con gli altri top club europei. La neve di oggi renderà precario l'equilibrio dei giocatori, dei protagonisti in campo. Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di RoboZombie 94 e benvenuti in un nuovissimo video della carriera calciatore FIFA. Aspettate un attimo, troppo lunga per Sanabria. Allora, siamo ai quarti di Coppa Italia. Il nostro obiettivo credo in Coppa Italia sarebbe provare a vincerla, visto che ormai i nomi più importanti non ci sono più, siamo noi adesso il nome più importante, perché il Palermo è qui perché ha battuto il Napoli. Il Chievo è passato 1-0 contro la Juve, what the fuck? Anker ci serve la palla, noi non ci arriviamo, il Palermo gli tiene il pallone. Allora ragazzi, volevo avvertirvi che oggi, il giorno in cui sto registrando il video, quindi il mercoledì, ho ordinato un nuovo microfono. Mi dovrebbe arrivare ipoteticamente lunedì e adesso non so quali video verranno registrati, comunque credo che vi avvertirò. E De Rossi. E speriamo di notare di avere un miglioramento con il nuovo microfono. C'è il recupero del pallone. Bolzoni. Lazar. Perdonate inoltre se oggi giocherò un pochino male, ma Sanabria. Oggi ho le nocche screpolate e graffiate, quindi dal freddo, quindi contrasto rubido. Mi fanno molto male le mani. Arbitro colpito dal pallone. Anzi, mi bruciano perché ci ho messo una crema e un pochino. Ilimark. Non tengo, infatti non tengo con entrambe le mani chiuso il controller, lo tengo solamente con una mano. De Rossi, ci serve la palla, dobbiamo farlo da Gonzales. Buono, buono. Tutto è pronto per la rimessa. Troppo veloci, ma ok. Cioè troppo veloci nel senso nell'andare sul pallone, poi avevamo superato di brutto quel possesso palla per punto dove colpire la palla. Metri a disposizione. Un QR per Emerson, Emerson per Dodò su Sanabria. Allontanano il pericolo. Ancora Emerson, ancora Dodò, indietro per Emerson, Emerson su Sanabria. No, pallone che era andato pure fuori. Ciocef, Bolzoni, Ciocef, Iemark. Lazar. Giancarlo Gonzales. Giancarlo Gonzales. Ah, ho toccato la palla e l'ho buttata fuori. Ho notato sul nuovo controller che c'è uno strano suono sulla levetta sinistra. È leggermente fastidioso perché la levetta del movimento, quindi è la levetta che usi di più. Non vorrei che fosse un difetto, magari una cosa che si è presentata all'inizio, che magari con utilizzi futuri magari è un problema che se ne va.
È un pochino fastidioso, se l'ho sentita, mi fa uno squittio leggero. Non dubbio, potrei sempre comunque a giorni aprirlo in calma e dargli un'occhiata. Attenzione! Si riparte col corner per la Roma. Stavolta eravamo... puntiamo sempre su... Ci sarà il palo laterale, una zona pericolosa quella. Crossa in mezzo, difensore fa su il pallone. Vabbè, primi minuti abbastanza tristi, una partita abbastanza bloccata, credo un pochino per il maltempo, un pochino per altro. Milanovic che ci ha levato, che non parla Manolas. Sì, però ci metti 20 anni a fare un passaggio. Come potete vedere, mi avevo detto che... sentite lo squittio, è fastidioso. Devo vedere se è un problema o meno. Se è un problema glielo riporti in pochi giorni. E... tanto il vecchio controller funziona ancora. Però ne avevo comprato questo per altri utilizzi, non solo per... Ilimark. Bolzoni. Leandro Castan. Ok, Torosidis, Venquier. Ancora De Rossi. Oh. Ancora Torosidis. Venquier. Ah, Sanabria. Giancarlo Gonzalez. E qui dovrebbe essere un 75. Cioè buono come attaccante. Sanabria. Supera facilmente il difensore. Bam. Niente. Vai Dodò. No, tiro bruttissimo di Dodò. Carica troppo. Lì potevi solo che segnare. Solo quello potevi fare. In gol all'urlo di gioia dell'attaccante, con una parata eccezionale per tecnica e anche col pizzico di fortuna. Krikoviak, il nuovo acquisto della squadra, è venuto, è già debuttato nella partita dopo. Salgono i compagni. Rigore bruttissimo, proprio mi ha scaraventato per terra. Vediamo se c'è cartellino. Gonzalez, tra l'altro, che mi ha fatto fallo anche prima. Lo batte Sanabria. Sanabria, come preferite. La mette centrale. Pericoloso. Però al 40esimo passiamo subito in vantaggio. Dritta per dritta, però per quanto poco si è mosso Viviano, ho veramente temuto che glielo parasse. Bene, Garcia. Oh, chi ne fa le veci nel gioco? L'allenatore, per essere, ci chiede di essere molto più difensivi. Se vedete lì sopra il mio nome, ogni tanto vengono dati degli ordini. Io non li dico sempre gli ordini e nemmeno li rispetto, però è il volere del mister e ci avrà ragione lui. Intanto leviamo palla a Lazar, riusciamo a starli davanti. Milanovic è qui alla meglio, ma solamente di poco, perché potevamo tenere anche lì il pallone. Ben chop, non so come cazzo di dire. È uno solo al minuto di recupero. Olzoni cerca di lanciare in avanti il giocatore, che sembra da un fisico, non dico scolpito, ma enorme. Mamma mia. No, Sanabria la voleva dare a Inquier, credo era.
L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Va bene, siamo 1-0, stiamo vincendo con il minimo possibile indispensabile, mentre l'Inter sta vincendo 2-0. Prima di un match inter. In questa stiamo direttamente, già me lo sento, stiamo in semifinale, dovremmo veramente spingerci al massimo, perché ho intenzione con il calciatore di vincerla la Coppa Italia. So che il campionato è arduo, perché ho cominciato a giocare, ho saltato i 3 mesi e stiamo molto indietro, però oddio, il tempo non è poco, abbiamo ancora un campionato di ritorno da fare. Mamma mia, volevo provarci. Viviano però è molto attento. Manolas, credo l'abbia presa comunque. E infatti sì, l'arbitro indica che è palla del Palermo. Ciocef, Morganella, ancora Ciocef. In avanti per Eder. Eder che dalla Sampdoria è andata al Palermo. Idem è valso per Viviano, a quanto pare. Manovrano elegantemente. Rosidis invia il pallone, credo che abbia preso il mio comando. Questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. De Rossi. Giancarlo Gonzalez. Con la mano, poi tra l'altro, quella che più mi fa male è quella destra, quella con cui faccio i giochetti. E anche quella più appiccicosa per questa specie di pomata che lì ci ho messo. Mi sento anche mezzo appiccicato al controllo. Al momento giusto, Pier. Ha riconquistato il pallone. De Rossi. Ottimo. Ma su da cazzo, ti faccio con la levetta la mossa per andare su col pallone. Cioè su. Falli i comandi che ti chiedo. Agli addosso! Su cazzo! Recupera bene il pallone. Ed erra. Iaia, lo Torosidis. Torosidis si inceppa. Cerca la porta. Consigli! E sarà calcio d'angolo. Fuori Vanquier, dentro Strootman. C'è una sostituzione tra i giallorossi. Troppo sul portiere questo calcio d'angolo. Buono l'intervento. Ma non la puoi dare a Sanabria se lo stesso Sanabria non è in posizione. Portiere, che cazzo. Giancarlo Gonzalez. Ilimar. Squadra mobile che sembra pronta a cambiare qualcosa. Sto faticando proprio ad andare ad aiutare ora. Attenzione, ha sbagliato. Vorrei fare la sostituzione, ma non voglio. Cioè vorrei, ma non vorrei. Mettere almeno in parità la gara. Fuori Ilyemark, dentro Quaison. Andiamo a Toro. Gol! Sei il cazzo, ottavo gol con la maglia della Roma. Hop, e là, sì. Ce lo siamo sudato, ce lo siamo conquistato. Bello, poi di sinistro, piede non mio. Flanders, porta 2 il bottino della Roma. Mette sul ghiaccio la partita. Cambio dunque nella fuori Sanabria, dentro Sanabria, dentro Giuseppe Rossi. Beh, meglio Giuseppe Rossi che Dumbia personalmente. Castagno. Siamo partiti, non abbiamo mai finito di carburare. Lì. Era una guerra. Dai, su, lo sapevo che ce la dava. Nettamente con la mano. L'arbitro non poteva far finta di niente.
Bolzoni. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Der, Liverpool, Quaison, Bolzoni, Rosidis. Alla girata sulla fascia. Oh. Può metterla in area. Se lo beve. Ci abbiamo provato. Portiere che gli nega il secondo gol. Niente da dire. Bravissimo il portiere. Palermo che non è mai entrato Strong in partita. Non chiedo come cazzo abbia fatto a vincere 2-1 contro il Napoli. Potrebbe crossare. Ci leva il pallone l'ultimo Quaison. Artiglia bene il pallone. Ecco il tiro. Ottimo intervento. Qua volevo beccare Viviano lì un attimo quel fuori, nanosecondo in cui non era al centro della porta. C'è una sostituzione. Fuori da dentro gli Aic. L'uscita sicura del portiere. Troppo su Viviano, troppo su Viviano, mi è riuscito male. Molta calma, ce ne torniamo. Daniele, vai a litigargli quel pallone. Vai, su, cazzo. Mi sto andando piano per non arrivare veramente alla frattura di qualche osso. Anche fuori dai bordi del campo. Se l'è bevuto, si è liberato dalla marcatura. In velocità è sempre molto difficile. Palo laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Eder. Posizione buona per il cross. Ed era ancora. Iaialo. Lazar. Iaialo. Ancora Iaialo. Gonzales. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Ci dà la palla a noi Strootman. Hop. Riconquista il possesso di palla. Pallone che è uscito, sarà rimessa per la Roma da buona posizione. Lazar è proprio lì, proprio in mezzo al cazzo. Apre bene di testa. Occhio alle sovrapposizioni. C'è il traversone. Strootman! Kevin Strootman! Ottantacinquesimo minuto. Nonostante la neve, ha trovato la freddezza per metterla dentro. Bravissimo Kevin. Era lì al momento giusto. Ho saputo come mettergliela. Colpo di testa perfetto per eleganza, elevazione, precisione. Dovrei fare un nuovo un assist solamente con il passaggio filtrante tra le mie sfide. Non ci riesco perché non mi riesce più come mi veniva una volta. Adesso la IA è più furba e più bastarda. Oh! Cerca la porta. Non ci fa sorpresa. Ci ho provato col filtrante, però non bastava per farci un via. Abbiamo un calcio d'angolo guadagnato. È per la battuta di questo calcio d'angolo. E Castan! Abbiamo un altro calcio d'angolo. Ecco il dato relativo ai calci d'angolo battuti fin qui. Manolas! Manolas, che cosa mi combini? Che ci vorrebbe la goal line technology? Nemmeno l'ho capito io che era gol. Però credo che abbia sbattuto dietro al calciatore, infatti. Lo riguardiamo giusto per scrupolo, ma credo che sì, mi darà retta il gioco. Eh sì, è completamente dentro. Addirittura quando tocca ancora più dentro. Incredibile gol di Manolas all'89esimo, 4-0. Alla fine abbiamo purgato anche il Palermo. Mi dispiace, due assist miei e un gol mio. Almeno su tre azioni di 4 ne ci ho partecipato. Qui ci fanno rivedere il gol, rivediamolo. Apprezzare il
bello, ha preso una traiettoria col pallone fantastica. Il miglior assist che potevo fare da calcio di d'angolo. Giuseppe, vatti a riprendere la posizione da centrale, non lo faccio il centrale. Quaison Eder. Ancora Eder. Va su Lazar. Quaison. Qua credo che farà più stagioni, perché comunque abbiamo quasi finito anche la seconda stagione. Qui, cioè, siamo a metà della seconda, quindi bene o male. Tra l'altro ho notato che sto finendo la prima stagione prima del previsto. Non fischia più l'arbitro, era un minuto di recupero, ma è un minuto di recupero fino a un minuto fa. Ma proprio un vero minuto. Ha provato la botta là fuori. Questa è finita la partita. Che non ha impensierito il portiere. Non facile inquadrare la porta da quella posizione. Ma comunque apprezzato il tentativo. Bene ragazzi, bene, 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 bene. Importante, passano i quarti di finale. Insomma, adesso la strada comincia a essere interessante. Diciamolo sottovoce, ma ora possono cominciare a crederci, Pierluigi. Bravo Nava, ditelo sottovoce, perché se vi fate sentire da me, io vi incazzo. Perché voi portate una sfiga più eterna di quei due di prima. Ops. Ok. Questo quarto di finale quindi può finire qui. Cioè può finire, è finito qui. 4-0, abbiamo purgato the bestia proprio il Palermo. Qua ci stanno dando qualche cosa, qualche surplus del finale. Non siamo stati precisi nei passaggi, ma tanto non è una partita di campionato, quindi non influisce negli obiettivi di campionato. Bene, per questo è tutto. Noi ci rivediamo ragazzi settimana prossima con il calciatore. Ci vediamo invece domani con SmackDown e la carriera allenatore. Dal vostro Robozombie è tutto e ciao ciao ragazzi.